Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Faccio una piccola premessa per i nuovi arrivati: se vi piace questa tipologia di video e volete supportarmi, prova a vedere se il tasto quello con il pollice in su diventa di un altro colore. Se nel caso succedesse che cambia colore, iscriviti. Intanto è gratis. Volevo anche ringraziarvi per il traguardo che stiamo per raggiungere. Siamo quasi a 2000 folletti e follettine iscritti a questo canale e vi ringrazio di cuore, davvero col cuore, col cuore. Allora, detto ciò, oggi è un video breve in cui vorrei parlarvi della mia sincera opinione riguardo ai caschi Rurok. Qui sopra in alto da qualche parte a destra e a sinistra trovate la i che vi riporta un video che avevo fatto tempo fa riguardo ai pro e ai contro di questi caschi. E siccome è passato ormai un anno da quando ho acquistato questo carissimo casco, avevo voglia di parlarvene un pochettino in maniera approfondita, perché ad oggi non so ancora se ne valga o meno la pena. Andiamo bene. Vi posso dire che ho sentito tante voci che dicevano che questo casco dopo un annetto o due perdeva la sua elasticità nei tessuti e nel rivestimento interno. Però vi posso dire che se usato in maniera corretta e approssimativamente, non dico tutti i giorni ma 3-4 volte a settimana, questo nel mio caso, non si sono ancora rovinati. Infatti devo dire che gli interni di questo casco li ho trovati veramente comodi, confortevoli, e anche sulle lunghe tratte non danno mai problemi, se non leggermente sulla parte posteriore del casco, ma dipende dalla forma della vostra testa. Evidentemente ho la forma della testa stramba e mi picchia un pochettino la protezione quella verso il cervelletto, però comunque rimane un casco comodo a mio avviso. La cosa che invece mi ha fatto storcere un pochettino il naso è la delicatezza. Mi ha fatto passare, come sapete se avete visto appunto il video, mi ha fatto passare le pene dell'inferno, in quanto si era spaccata la sicura del casco, quella che tiene ben salda la visiera, quindi l'ho dovuto riportare in assistenza e lì è venuta fuori una tiritera che è durata per un bel po' di mesi, che mi ha dato non pochi problemi. Oltre a questo, anche la visiera, se prendete quelle colorate, insomma, state veramente ma veramente attenti perché si rigano che è un piacere. Per assurdo ho avuto una piccola disattenzione: il mio cane ha zampottato, non facendolo apposta, con un'unghia mi ha graffiato la visiera. È un graffio profondo, cosa che la trovo veramente assurda su una visiera di questo genere, soprattutto visti i costi. Oltre a questo, ho notato anche che il casco si graffia quando si prendono anche ad esempio dei sassolini, perché chiaramente quando si va in giro si fanno tanti chilometri, passi di montagna, qualche sassolino ti sparano. Sfiga vuole che mi si è graffiato. Quindi i caschi Rurok sono veramente ma veramente siano, dopo tutti questi veramente, posso affermare che è la mia prima volta in Sardegna. È la primissima volta che appunto vengo in Sardegna. No, vi posso assicurare che sono molto delicati. Un'altra cosa che ho trovato scomoda in questo anno e mezzo di utilizzo è il fatto che se portate gli occhiali, preparatevi perché è scomodissimo. Tendenzialmente tutti i caschi sono scomodi quando avete gli occhiali, però comunque forniscono uno spazietto dove poter inserire la montatura delle lenti. Purtroppo in questo caso mi trovo spesso e volentieri con la montatura degli occhiali storta, quindi mi viene una nausea incredibile, e infatti tendenzialmente quando utilizzo il casco porto le lenti a contatto e non gli occhiali. Una cosa che non mi piace proprio per niente è quanto cavolo è rumoroso dai 70-80 km orari, intendo chiaramente. Faccio fatica a sentire i miei pensieri perché non ha una forma particolarmente aerodinamica, quindi o usate i tappi oppure dopo un centinaio di chilometri avrete i padiglioni auricolari che saranno completamente fusi. Quindi vi starete chiedendo: ma Vitto, che senso ha tutto questo video? Non lo so nemmeno io. No, non è vero, è semplicemente una mia opinione. Non mi hanno pagato, sfortunatamente, quelli di Rurok per dire queste cose. Come già detto nell'altro video, questo casco non lo raccomando per nessun motivo a livello di prezzo, ma se volete un casco dal design particolare, vi dico, perché no? Dopotutto, perché no?
Comunque sia, la protezione che vi offre è buona. Se azzeccate la taglia, perché purtroppo questo casco lo vendono solo online oppure in Inghilterra, vi posso assicurare che è molto comodo e è molto valido. Se vogliamo essere sinceri e mi dicessero dall'oggi al domani rispenderesti 600 euro come hai fatto per questo acquisto, io direi di no. Un'altra cosa comoda che mi stavo dimenticando di dirvi è che se volete montarci una videocamera o qualcos'altro, l'interfono eccetera eccetera, posso assicurarvi che il peso della GoPro o degli accessori vari, insomma fratello, non lo sentirete minimamente, quindi è un grande punto a favore. Non fatevi troppo influenzare da chi è sponsorizzato, vi diranno che è un ottimo casco e non fatevi infinocchiare come è successo a me. Ponderate bene la vostra scelta. Come vi ho detto, non ve lo consiglio ma neanche ve lo sconsiglio. Se volete fare i tamari e fare brutto alla gente, compratelo con una visiera scura possibilmente. Detto ciò, non so quanti minuti sono passati, però io appunto vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento qua sotto se anche voi avete comprato un casco Rurok nella vostra vita, e noi ci vediamo in un prossimo video. Top, 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 yes, yes.